Ciao! Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Io sono Francesca ed oggi voglio parlarvi del Monsieur Cuisine Plus contro i bimbi. Abbiamo due mixer da cucina che sono davvero un ottimo aiuto per tutte le casalinghe, per tutte le donne in carriera, per tutte le donne che davvero vogliono cucinare senza troppi sforzi, perché comunque magari hanno poco tempo da dedicare ai fornelli. Allora, abbiamo questi due robot da cucina. Questo è il Monsieur Cuisine Plus della Silvercrest, che adesso è in vendita da Lidl. Costo 229 euro questo, contro il Bimby della Vorwerk. Questo qui, ragazze, ha un prezzo molto molto alto, costa infatti ben 1200 euro. È un dispositivo di ultima generazione che ha delle funzionalità pazzesche. Per quanto riguarda i boccali, i due mixer sembrano davvero molto simili. Ma allora, in base a cosa scegliere il proprio mixer da cucina? Siete davvero tantissime che mi avete scritto: Francesca, ma secondo te è meglio il Bimby o è meglio il Silvercrest? Beh, questo dipende da quanto volete spendere. È un po' comparare una Ferrari con un Peugeot. Cioè, ovviamente funzionano tutte e due molto bene, però è chiaramente una macchina è meno costosa, è una macchina molto molto più costosa e comunque se c'è questa differenza di prezzo, un motivo sicuramente c'è, ragazze. Guardiamo innanzitutto il boccale. Qui abbiamo un coperchio che va svitato e guardate ragazze, si svita con fatica, bisogna impiegare della forza per girarlo e per sollevarlo. Uno dei problemini che mi si è presentato in questo anno di utilizzo è che quando vado a riporre il boccale nella base, questo non ci entra più. E quindi cosa devo fare? Devo andare a svitare le lame, a riposizionarle e poi lui rientra perfettamente. Quindi evidentemente un po' questo centrale si sposta e quindi fa fatica poi a rientrare. Come già detto nel video in cui parlo solo ed esclusivamente del Monsieur Cuisine Plus, è un ottimo robot da cucina. Ha un ceppo di lame davvero molto molto buono, ci ho fatto qualsiasi cosa e quindi mi sento di consigliarlo. Questo invece è il boccale dei bimbi. Come possiamo notare, l'acciaio è molto più lucido, è più liscio e si sente che è di una qualità migliore. Ma adesso ragazzi andiamo a vedere come funziona il bimby. Innanzitutto si accende da qui. Come possiamo notare di lato ha questi due bracci che quando noi andiamo a mettere la velocità loro si chiudono in maniera completamente automatizzata. Vi faccio vedere. Avete visto? Quindi quando noi andiamo ad utilizzarlo, quindi a mettere la velocità, lui si chiude da solo, ma non è finita qui perché lui si apre anche da solo. Spingiamo stop. Avete visto? Si è aperto da solo. Quando andiamo a sollevare il tappo, non fa assolutamente nessuna fatica a venire via. Non fa fatica neanche ad essere sollevato dalla base e non fa mai quel problema di non rientrare al suo interno. Ma andiamo a vedere l'interno. L'interno si presenta così.
L'acciaio del boccale del Bimby è molto più lucido, quello del Monsieur Cuisine invece è più opaco. Anche le lame sono diverse. Quelle del Bimby sembrano più sottili e più taglienti. Quelle del Monsieur Cuisine Plus invece sono più larghe. Ma queste ragazze ovviamente sono delle piccolezze. Allora, quali sono le differenze che io personalmente ho riscontrato tra il Silvercrest e tra il Monsieur Cuisine Plus? Allora, quella che vi ho appena fatto vedere è veramente quella che io odio di più, quella che mi dà fastidio, che tante volte magari ho inserito tutto dentro il boccale, vado a posizionarlo e non mi entra. Allora, lì sì, davvero ragazze che girano davvero le scatole perché devo andare a sporcare un'altra ciotola per mettere tutto dentro, quindi andare a riposizionare le lame per cui farlo funzionare. La prima volta che mi è accaduto questo non avevo idea di che cosa mi stesse accadendo, tanto è vero che se lo stavo quasi per rompere. Poi mia madre mi ha suggerito: prova a cacciare le lame e rimetterle. L'ho fatto e in effetti ha funzionato e da quel momento faccio sempre così. Un'altra cosa che mi dà fastidio è che bisogna fare molta forza per mettere e per togliere il coperchio. Ecco, è una cosa che sono delle piccolezze che loro avrebbero potuto riuscire a superare, perché nel complesso è davvero un buon mixer da cucina, fa tutto, ci ho fatto i frappè, ci ho fatto il, non so, ci ho cucinato il risotto, ho grattugiato il cocco, ho grattugiato il pane, ho grattugiato il formaggio. Il ghiaccio, il caffè, cioè davvero ha fatto qualsiasi tipo di cosa. Ho anche impastato e durante l'impastamento devo dire che oltre 2 minuti di impastamento praticamente si è surriscaldato e è uscito scritto che aveva bisogno di raffreddarsi. Quindi poi sono riuscita a farlo tornare in funzione dopo il raffreddamento. Questa è una parte importante che è anche scritta sul manuale quando si impasta massimo per 1 minuto o 1 minuto e mezzo. Poi di più si rischia appunto che il motore si surriscalda e poi deve raffreddarsi. Ma questo non è un difetto, credo che possa capitare anche con il Bimby. E questo diciamo che è un po' quello che io ho percepito come differenza. Per quanto concerne i materiali, ragazzi, è normale che il Bimby sia fatto con dei materiali di ottima qualità e invece il Silvercrest, per quanto comunque è valido, perché è valido, è evidente che sia di una qualità minore. Quindi, ragazzi, che cosa dirvi? Il Monsieur Cuisine Plus, per quanto sia valido, è un robot da cucina spartano, cioè nel senso che fa il suo dovere senza troppi gingillini. Questo qui invece è davvero quasi un mixer, diciamo, anzi no, è un mixer computerizzato. Perché ritroviamo appunto un display multitouch, abbiamo dei libri che si infilano praticamente qui e noi li possiamo leggere da qui per fare delle ricette guidate. Poi ultimamente è uscita anche la Cook Key. Quindi ragazze, ma la vera innovazione del Bimby, ragazze, adesso ve la faccio vedere. È posta esattamente sulla parte laterale del nostro Bimby ed è questa. Questa è la cosiddetta Bimby Stick. Praticamente è un'innovazione super tecnologica. Anziché utilizzare i libri, con il Bimby è possibile utilizzare questi dispositivi chiamati Bimby Stick. Si attaccano come se fossero delle calamite e stanno su da sole. Le Bimby Stick sono esattamente dei libri di ricette. Noi possiamo cucinare con il nostro Bimby utilizzando le Bimby Stick attraverso questo display multitouch. Si accende così con un tocco. Cerco di farvelo vedere anche se il riflesso è tale che diventa un po' difficile. Allora, adesso lo stiamo accendendo. Andiamo sulla casetta, dice le mie ricette con Bimby. Menu.
Tutte le ricette, ricette automatiche, modalità di sicurezza, norme per la vostra sicurezza, impostazioni. Poi c'è ricette preferite, dove praticamente noi possiamo salvare le nostre ricette preferite, come per esempio mia sorella ha impostato la pasta con i fagioli. Tutte le ricette. Per portata o dalla A alla Z? Andiamo dalla A alla Z. Ci dà albumi montati. Arrosto di lonza, baguette, bavarese alle nocciole, besciamella, bibita, biscotti al burro. Per esempio, prendiamo i biscotti al burro. No, non i bucatini. Volevo i biscotti al burro. Allora, dove sei? Biscotti al burro. Ci dice il tempo di preparazione 20 minuti, il tempo di cottura 50 minuti e ci dice che è una ricetta facile. Noi scorriamo. E ci dà gli ingredienti per 30 pezzi. Preparazione varianti. Noi scegliamo questa. Per 30 pezzi abbiamo bisogno di 250 grammi di farina, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci dà anche i consigli per la preparazione. Ci dice tutto all'inizio, però cosa dobbiamo fare? Noi andiamo su inizia. Avanti. Ci dice accendete il forno a 180 gradi. Ci dice accendete il forno a 180 gradi. Rivestite una teglia da forno con carta forno e tenete da parte. Poi ci dice aggiungete 250 grammi di farina e si aziona la bilancia. Bilancia che ragazzi, guardate, metto la mano qui. Praticamente è integrata, quindi noi non dobbiamo fare altro che andare a inserire i nostri ingredienti all'interno ed è una cosa veramente pazzesca, ragazzi, perché non dobbiamo sporcare altre ciotole come invece accade per il Monsieur Cuisine Plus che invece ha la bilancia da questo lato e quindi noi prima dobbiamo pesare tutto qui su. Poi ci dice di aggiungere 100 grammi di zucchero. Spingiamo avanti. Un uovo, un cucchiaino di lievito in polvere, posizionate il misurino avanti, mette lui l'impostazione dei secondi, avanti, distribuire un po' di zucchero su di un piatto, prelevare un cucchiaio di impasto e formare una pallina con le mani di circa 4 centimetri, appoggiare la pallina da un lato, cioè ci dice tutto ragazze praticamente. Ha detto tutto e quindi come potete ben capire si tratta di due macchine. Lo spengo perché sennò fa il riflesso. Si spegne così, guardate, spegnimento in corso. Basta premere a lungo questo per diciamo 2-3 secondi e mi dice spegnimento in corso e si spegne. Per cui ragazze, che cosa posso dirvi? Sono due macchine che sono molto diverse. Da un lato abbiamo il Bimby che è super tecnologico. E poi ad oggi, anziché avere solo le Bimby Stick, che sono come dei libri di cucina, però in maniera molto tecnologica perché si integrano perfettamente con il nostro Bimby, ci sono addirittura le Cook Key. Per chi non le sapesse, sono delle chiavette che sono più grandi delle Bimby Stick, sono molto più grandi e si attaccano sempre qui. Sempre a calamita, che praticamente sono delle chiavette wifi che si collegano ad internet e ci permettono, attraverso sempre il display multitouch, di accedere alla piattaforma Cookidoo, mi sembra si chiami, che è una grandissima piattaforma con tutte le ricette che siano mai state scritte relative al Bimby. Quindi non abbiamo più la necessità di cambiare le Bimby Stick, che sono appunto dei libri, virtuali.
Ma ci basta la Cook Key per avere a disposizione veramente un milione di ricette, se non di più. Dall'altra parte abbiamo un altro tipo di dispositivo, un dispositivo diciamo meno tecnologico che però fa ottimamente il suo lavoro. Sono due macchine che sono in maniera diciamo equiparabile. Ottime per poterci aiutare a cucinare in maniera più sbrigativa e quindi io mi sento di consigliarvelo il Monsieur Cuisine Plus. Ovviamente vi sto dicendo i piccoli difetti che ha. Il piccolo difetto che ha che a me non piace è la chiusura del boccale che ci vuole un pochino di forza per poterlo togliere. Invece qui basta sollevarlo che si toglie. Con questo invece vi faccio vedere, ci vuole più forza e a volte non entra ottimamente nella sua base, bisogna togliere le lame e riposizionarle. Un'altra cosa, non c'è la cottura guidata, nel senso che con il Monsieur Cuisine Plus o Plus, come lo volete chiamare, dovete inserire tutto voi in maniera manuale. Invece nel Bimby c'è la cottura guidata che è veramente una manna dal cielo. C'è veramente la possibilità di salvare le vostre ricette preferite, quelle che fate sempre. Non c'è più bisogno che voi andiate a prendere il libro. Quante volte è successo magari di leggere una ricetta e dire oh, faccio questo passaggio, faccio quell'altro passaggio e poi magari ci dimentichiamo qualche cosa? Ecco, con il Bimby è impossibile perché passo passo, appunto la cottura guidata, passo passo ci fa, sì, questa è la mia mano che si specchia nel Bimby e quindi praticamente ci aiuta veramente a non scordarci di nulla. Quindi Francesca, cosa ci consigli? Il Monsieur Cuisine Plus o il Bimby? Sono due pianeti completamente diversi, ragazzi. Io non ve lo posso consigliare, nel senso, se una persona non vuole spendere più di 229 euro per un mixer, perché comunque sa che non ha la possibilità economica, perché magari è disoccupato, perché magari c'è un lavoro un po' ballerino, perché magari cioè, non li vuole proprio spendere di più, allora fidatevi, prendete il Monsieur Cuisine Plus perché comunque è ottimo. Se invece siete un po' delle sognatrici che vi piacciono e vi intrigano un pochino le cose un pochino più tecnologiche, un po' più fantasiose, allora già abbiamo il Bimby che è un altro mondo, quindi è più raffinato nelle finiture, nei materiali. Sicuramente i 1000 euro di differenza tra i due si fanno sentire. Fidatevi che si fanno sentire. E poi io amo e adoro la funzione tecnologica perché c'è davvero, ragazze, è un'evoluzione. Non abbiamo più bisogno di andare a cercare le ricette su internet, non abbiamo bisogno di andare a prendere libri, di scriverci le cose perché è tutto veramente memorizzato nel Bimby o attraverso la Cookie Doo, che è una chiavetta wifi, si collega direttamente lui a una sorta di pagina, di paginone, di community in cui ci sono veramente miliardi di ricette Bimby. Quindi sono due universi proprio completamente diversi, distinti e separati, non si possono comparare. Se vogliamo andare a vedere dal punto di vista base, quindi del preparare un piatto, cioè ti assicuro che puoi preparare un purè ottimo con il Monsieur Cuisine Plus, così come lo puoi preparare con il Bimby, e non ci sarà davvero differenza o quasi. Puoi preparare un ottimo risotto anche con il Silvercrest piuttosto che con il Bimby. Cioè, quindi le ricette sì, te le fa ottimamente. Io infatti, per farvi un esempio, molte ricette del Bimby le ho realizzate con il Silvercrest e non c'è stato nessunissimo problema. Certo, ci devi stare più attenta perché non è più una cottura guidata, ma è una cosa che tu devi andare ad inserire manualmente. Rispondiamo in maniera breve e concisa. Lo consigli, Francesca, il Silvercrest? Sì. Yes. Ah, siccome si usa dire sempre qui su YouTube, non è sponsorizzato. Absolutely, non è sponsorizzato questo video, magari lo fosse, ragazze. Magari portavo a casa qualche din din din, ma no, non è sponsorizzato, non mi paga nessuno, le mie opinioni sono strettamente personali. In passato, ragazze, sono stata una rappresentante di Bimby, però in passato non ho continuato perché non sono riuscita a venderne neanche uno, e quindi lo conosco bene.
Scusate ragazze che mi sono mangiato il rossetto, perdonatemi, ma va bene così. Io ho il vizio, ragazzi, di mordermi sempre le labbra, però vabbè, questo è un mio vizio. E allora, vi stavo dicendo, ho fatto la rappresentante del bimbi soltanto per un periodo di 3 mesi. È un periodo di prova, ecco, non ero proprio una vera rappresentante. In questo periodo di prova bisogna dimostrare di essere un'ottima venditrice, cosa che io non sono. Non riuscirei a vendere probabilmente neanche un accendino e neanche un pacchetto di fiammiferi. È stata veramente un'esperienza orribile, ma non per il bimbi, ma per il fatto per le persone che sono successe davvero di tutti i colori. Se siete interessati a conoscere la mia esperienza come no, venditrice, rappresentante, affidataria, adesso non mi ricordo neanche come si dice, e se siete interessati a conoscere un po' la mia esperienza, scrivetemelo nei commenti, io vi farò anche un video. E niente ragazze, questo era il video per rispondere nuovamente, cioè io lo so che mi perdo sempre quando parlo, so che molti youtuber si scrivono sempre uno script, quindi un copione da leggere per poter parlare in maniera perfetta, concisa, per non perdersi, per non fare giri. Dovrei farlo anche io, però ancora per il momento non l'ho mai fatto, non ci riesco e parlo un po' a ruota libera. Le conclusioni, se ancora non si fossero capite, è che sì, il Silvercrest è sicuramente è ottimo, è buono, funziona. Ci sono ovviamente dei piccoli. Delle piccole rifiniture, ci sono ovviamente delle piccole rifiniture che ovviamente sono migliori nel bimbi. Il bimbi ha più funzioni, però a livello proprio di cucinare è buono pure il Silvercrest. La potenza del motore ovviamente nel bimbi è anche più potente e niente ragazzi, è una questione di soldini. Se ve lo potete permettere, magari sarete più orientate verso un macchinario più lussuoso. E invece, se avete meno dindini, sicuramente sarete più orientate verso il Silvercrest. Quindi, ragazze, il Monsieur Cuisine Plus di Silvercrest è promosso, veramente darei su 10, magari gli do 7, che comunque è più della sufficienza. Al Bimby invece do un 10 perché ovviamente è il massimo. Se vi state chiedendo di chi è questo bimbi che vi ho fatto vedere, è di mia sorella. Lei ha sempre amato il bimbi e quindi lo ha sempre avuto. Aveva anche il modello vecchio, il TM31, e adesso invece c'ha questo nuovo. Questo nuovo è davvero fantastico, non c'è veramente il paragone con quello precedente TM31, assolutamente. Sembra, io quando l'ho visto la prima volta ho pensato, oddio, ma è una cosa spaziale questa. E infatti sì, è spaziale davvero. Molto molto bello. Magari mi volete chiedere come mai Francesca non lo hai comprato anche tu il bimbi se ti piace? Allora ragazzi, vi rispondo, cioè, mi faccio le domande e mi rispondo da sola, ma sono sicura che tanti di voi lo stanno pensando. Se io ho comprato il Monsieur Cuisine Plus di Silvercrest è perché innanzitutto ho letto altre recensioni, ho visto video di altre ragazze, ne hanno parlato molto molto bene e quindi sapevo che andavo a colpo sicuro, no? E infatti non sono pentita per niente, cioè ve lo dico, è buonissimo, è oltre un anno che l'ho comprato, funziona bene, non si è mai rotto, mai avuto problemi. E se non ho acquistato il bimbi, nonostante che io sia stata appunto una rappresentante bimbi per 3 mesi e quindi per quei 3 mesi loro me l'hanno dato, mi hanno affidato un bimbi appunto perché comunque dovevo andare a fare le dimostrazioni in giro, farlo vedere alla gente e cose di questo tipo e sono stata felicissima di averlo. Però ho deciso di non comprarlo perché purtroppo io ancora non ho un lavoro, sono disoccupata e quindi non ero sicura di potermelo mantenere, anche perché noi abbiamo acquistato sempre della Morwerk la Folletto. Quindi ecco, insomma, lì abbiamo preso il pacchetto quasi tutto completo, anche con la pulilava, eccetera, abbiamo speso oltre 2000 euro e quindi ho detto, cioè non è che possiamo pagare tutte queste cose a fine mese. E allora ho detto, vabbè, dai, c'ho questi 200 euro, vado a prendere quello e sicuramente funzionerà, anche se non è super cool come il Bimby, magari in futuro prenderò il modello prossimo, quello che uscirà prossimo. Sempre avendo un lavoro decente, perché appunto, ragazze, se si è disoccupate, scusate se sentite dei rumori, però è mia madre che sta lavando i piatti in questo momento e quindi perché abbiamo fatto anche delle ricettine anche per voi, quindi c'è un gran casino in cucina.
Se una persona sa di non poter pagare tante cose a fine mese, anche se c'è il finanziamento rateale, quindi è molto comodo per quanto riguarda bimbi, però se siamo già delle altre cose è meglio non appesantire troppo la situazione. Quindi ho optato per il Silvercrest, non sono pentita, mi piace tanto, mi piace molto e ovviamente però non vi posso dire che è superiore al Bimby perché di fatto Bimby presenta delle funzioni innovative che sono pazzesche ed è super cool, mi piace molto il suo design, lo adoro. Inoltre è anche più compatto rispetto al Silvercrest, quindi occupa meno spazio, non lo so, mi piace di più, però da un punto di vista funzionale sono ottimi entrambi, quindi super consigliato, super promosso. E per qualsiasi cosa sono qui se mi volete chiedere qualsiasi cosa. Spero che vi sia piaciuto questo video, se vi va potete lasciarmi un bel like. Aiuterete il mio canale a farlo crescere, a farlo migliorare, quindi io ve ne sarei veramente tanto tanto grata. Grazie, grazie, grazie di cuore a chi mi lascerà un bel like. Se vi va potete anche iscrivermi, se vi va potete anche iscrivervi a questo canale se vi fa piacere, ci sono sempre tante ricettine nuove. E io insomma sono qui per qualsiasi cosa, vi mando un bacio. Ci vediamo presto al prossimo video. PS, se ti piace il trucco, se ti piace la bellezza, se ti piace vedere le live, non lo so, qualsiasi cosa tu voglia, allora potrai anche iscriverti al mio canale che si chiama Sky Makeup by Fra. Scusatemi, ma oggi ho registrato 1,5 miliardi di video, quindi non ce la faccio più a parlare, non mi si muove più neanche la lingua, quindi adesso stacco e vado a Da aiutare mia madre a pulire. Ciao ciao. Ciao ciao. Se ti stai chiedendo se sono matta, sì, completamente, sono completamente matta. Ciao.